Palloncini bianchi verso il cielo a Catanzaro, all'ingresso del Museo Storico Militare, al Parco della Biodiversità, in ricordo delle vittime dell'Olocausto. Quello che vorremmo noi è che si sentisse sempre di più il rumore, che non era il rumore dei fucili, ma era il rumore di palloncini, di una folla che festante ricorda questo giorno e con il proprio insegnamento, perché sono proprio i bambini che insegnano tanto agli adulti, facciano voto ogni giorno affinché certe cose siano relegate alla storia, vive in ognuno di noi, ma che non si abbiano più a ripetere. L'iniziativa è stata organizzata dalla provincia di Catanzaro, che ha voluto celebrare la giornata della memoria insieme a circa 250 studenti per prendere coscienza di ferite che non possono essere dimenticate. Riteniamo un dovere sociale e civico tramandare ai ragazzi gli orrori del nazifascismo. Noi abbiamo una Costituzione che l'articolo 3 recita che nessun cittadino deve essere, diciamo, distinto per razza, religione o ragioni politiche. Questo è il nostro credo. Rossella Galati per l'ACI News 24.